È proprio vero che nel mondo le persone migliori se ne vanno. È proprio vero che soltanto chi ha talento sparisce così nel nulla. Persone come Mark Zuckerberg sono morte. Eh già, ragazzi, è morto Mark Zuckerberg. E ne parliamo oggi in questa nuovissima puntata di Frank News, la serie che vi tiene costantemente aggiornati, o per modo di dire, sulle news videoludiche e tecnologiche, ogni martedì e giovedì alle ore 18 e poi basta, perché altrimenti, cioè, insomma, sarebbe un TG. E cominciamo sbombandondamente questa fantastica edizione del Frank News dandovi questa notizia molto tragica. Voi dite, ma come mai sei così? È morto Mark Zuckerberg veramente? Beh, ragazzi, ma questo era clickbaiting! Così si ottengono le vere visual. No, adesso, a parte gli scherzi, ora diamo una bella informazione. Mark Zuckerberg effettivamente è morto, cioè è morto per Facebook, perché lo ha dato morto per un bel po' di tempo, in realtà, per circa una giornata. Quindi fate conto, per una giornata Mark Zuckerberg era effettivamente morto. Per quale motivo? Voi dovreste sapere una feature interessantissima di Facebook che ha introdotto da un pochettino di tempo. Che cosa succede? Beh, naturalmente noi viviamo, cresciamo, siamo molto simpatici e allegri, ma poi prima o poi da un po' arriva quella brutta persona della morte che ci prende e ci porta via. Ecco, allora, so che non è proprio uno dei temi più allegri di cui parlare, però diciamo così, quando una persona muore ed è registrata su Facebook, diciamo così, è un po' brutto che rimanga così attiva, nel senso che magari gli scrivete pure un messaggio, dite ciao, come stai? No, guarda, sono morto, mi dispiace. Ecco, allora che cosa succede? Praticamente Facebook cosa fa? Quando una persona è morta, è possibile, naturalmente, un parente, perché non è che tu da morto fai un attimo là su Facebook e dici no, ragazzi, sono morto, introdurre la pagina a un cambiamento, cioè non diventa più il classico profilo dove insomma voi potete scrivere cose varie, ma diventa una pagina commemorativa, cioè nel senso come se fosse una lapide virtuale con le foto, i ricordi, e voi stessi potete contribuire aggiungendo ricordi, scrivendo, che ne so, dei pensieri, tipo ci mancherei molto, meno male se insomma, tutte frasi del genere. E quindi, però, che cosa succede? Che a quanto pare, casualmente, randomicamente, per un errore o per un bug bello grosso, quando un utente è andato a inserire, probabilmente per la morte di un suo parente, la pagina commemorativa, questo bug deve essersi attivato in qualche modo e ha fatto una catena, una strage di persone, perché da quel singolo utente si è diffuso randomicamente, e non si sa poi per quale motivo, a diversi utenti. E non è che parliamo di 2 o 3, 2 milioni di utenti. Quindi 2 milioni di utenti si sono ritrovati morti su Facebook. Io vi lascio immaginare le conseguenze che si sono potute creare, perché voi immaginatevi, tornate a casa, andate sul profilo, che ne so, di vostro amico, oh, ma suo amico è morto, così, tipo, dici, ma come è morto? Ma, cioè, 10 minuti fa ci sono usciti, probabile. Quindi, cosa è successo? 2 milioni di persone morte, incluso, tra l'altro, Mark Zuckerberg, cioè, il fondatore di Facebook, e Facebook gli si rivolta contro. È un messaggio questo, è un messaggio. Mark Zuckerberg lascia tutto in eredità a me, ci penso io a gestire Facebook, e ci vediamo poi da tutti i soldi. Quindi questo è stato insomma il fulcro, il mistero insomma incredibile c'è stato con il poverissimo Mark Zuckerberg. Ma voi che cosa ne pensate? Cioè, per voi insomma sono importanti queste pagine commemorative sulla morte delle persone, oppure preferite insomma che il profilo rimanga un po' così classico, brutto, vuoto in un certo senso? Fatemelo sapere qua sotto con un commento, perché vi ricordo, i migliori commenti vengono presi, estrapolati e spropurellati nella prossima puntata, oltre al fatto che, cioè, ragazzi, ma almeno lasciare un bel mi piace, un commento e, perché no, condividere sui social. Io lo dico così, a titolo informativo. Ma naturalmente, siccome noi siamo dei pezzenti, diamo il benvenuto all'angolo del pezzente, che praticamente è un mini format all'interno di Franklin's, dove vi dico, quando naturalmente ci sono le occasioni, le cose gratis, dei giochi, delle applicazioni, insomma qualsiasi cosa vi possa convenire a voi. Cominciamo subito con l'informarvi che potete registrarvi alla open beta di Step, che è un gioco invernale molto figo fatto dalla Ubisoft, veramente molto simpatico e divertente, di cui vi consiglio sinceramente di provarlo e di testarlo sulle vostre console, qualsiasi cosa voi abbiate, anche PC, PS4, Xbox One. Insomma, provatelo perché è veramente molto divertente, anche se sinceramente, nel senso, è uno di quei giochi un po' da una botta e via. E insomma, siccome voi potete provare, andate nel link in description e voi trovate fantastico coso. Ma vi ricordo sempre che è ancora attiva la promozione Ubi30, quindi potete continuare ad andare sul sito della Ubisoft e scaricarvi gratuitamente niente proprio di meno che Far Cry 3 Blood Dragon. Quindi mi raccomando, affrettatevi, perché dopodiché rimane l'ultimo gioco della collezione Ubi30
e sarà il gioco del mese di dicembre, che a sto punto mi immagino sarà un giocone. Secondo me ci sparano un bel Watch Dogs, eh? Quanto ci scommettete? Che io purtroppo gioco, quindi non potrei effettivamente beneficiarne. Però secondo me potrebbero buttare un Watch Dogs, perché adesso si trova a pochissimo. È uscito il 2, quindi dicono bah, buttiamo un pochettino l'1, ma così magari la gente acquista il 2, eh? Che simpaticoni, eh? E Watch Dogs 2, ragazzi, c'ha ancora i bug, ma è una cosa impressionante. Infatti sta spopolando. Guardate come, ragazzi, ma chi ve le collega così le news? Ma manco un condu, manco Enrico Papi, cioè, ma nessuno. Ma comunque sia, proprio su Watch Dogs 2 si sono già verificati numerosissimi bug. E meno male che Watch Dogs 2 doveva essere il gioco che andava a coprire lo sfacello schifoso che è successo nel primo. A quanto pare no, niente, non gliene frega, vogliono continuare su questa strada del fallimento. In generale è meglio di Watch Dogs 1, perché, cioè, insomma, non è che ci vorrà tanto. Insomma, è più fluido, è più carino, è simpatico. Pensate, addirittura adesso le macchine, se poco poco vi danneggiate, fa effettivamente il bozzo, quindi a differenza del primo dove l'auto poteva anche sfracellarsi a 800.000 km orari, la macchina rimaneva meglio di prima, si aggiustava praticamente, ma invece un po' di danni vengono effettuati al veicolo, quindi bene su questo aspetto. Male però sul fatto che continuano ad esserci le compenetrazioni, quindi praticamente vedete il personaggio che entra dentro delle staccionate, i cespugli, ragazzi. Io adesso probabilmente non posso mettere il materiale perché è ancora sotto copyright della Ubisoft, però praticamente da alcuni gameplay che potete trovare in rete si vede molto spesso il fatto che se il personaggio va sopra un cespuglio, il cespuglio si schiaccia così. Ma non parlo di un cespuglio per terra, che tu gli dai un calcio e il cespuglio dice no, dei cespugli alti 8 metri che voi se ci incamminate, tipo Homer Simpson quando entrava dentro nei cespugli, ecco, uguale, stessa scena, il cespuglio casca così. Dove? Ma in quale universo? Comunque fatemi sapere cosa ne pensate un pochettino di queste news interessantissime, tecnologissime. Abbiamo parlato della morte di Mark Zuckerberg, abbiamo parlato di giochi gratis nell'angolo del pezzente, e poi infine abbiamo un attimino parlato di Watch Dogs 2. Quindi sapete che cosa fare? Sapete voi. Voi lo sapete, dovete commentare qua sotto lasciando un bellissimo mi piace innanzitutto, commentando qua sotto, scrivendo appunto che cosa ne pensate del video, del cose, e rispondete soprattutto alle domande molto molto importanti, perché lo sapete che cosa c'è? I migliori commenti della scorsa puntata vengono presi, estrapolati, spruzzolati e caricati subitissimamente qua, e li vedete in sovraimpressione, ragazzi, in sovraimpressione, che il mio incredibile circumnavigazione di questo schermo. Adesso, ragazzi, è finito il tempo delle cose, è tempo di salutarci. Ci vediamo come sempre, dritto per dritto.